Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio, affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 3, volume 8, capitolo 42, 14 agosto 1908. Avendo fatto la comunione, vedevo il bambino dentro il mio interno, come se andasse cercando una cosa importante. Io ho detto: carino mio, che andate cercando con tanta premura? E lui ha detto: vado cercando il pennello della tua volontà, per poter dipingere la mia immagine nel tuo cuore, perché se non mi dai la tua volontà, mi manca il pennello per poter liberamente dipingere me in te. E come la volontà mi serve di pennello nelle mie mani, così l'amore mi serve di tinte per poter imprimere la varietà dei colori della mia immagine. Oltre a ciò, come la volontà umana mi serve di pennello, così la mia volontà serve di pennello nelle mani dell'anima per dipingere la sua immagine nel mio cuore ed in me poi troverà abbondante tinta d'amore per la varietà dei colori. Capitolo 43, 19 agosto 1908. Avendo fatto la meditazione che chi semina bene raccoglierà bene e chi semina vizi raccoglierà mali, stavo pensando quale sarebbe il bene che potrei seminare trovandomi nella mia posizione, miseria ed inabilità. In questo momento mi sono sentito raccogliere e sentivo dirmi nel mio interno: tutto il suo essere, l'anima deve seminare in bene. L'anima tiene un'intelligenza mentale, questa la deve applicare a comprendere Dio, a pensare sempre a bene, mai far entrare nella mente alcun seme cattivo. E questo è seminare bene con la mente.
Così della bocca mai seminare seme cattivo, cioè parole cattive, indegne di un cristiano, ma sempre dire parole sante, utili, buone. Ecco il seminare bene con la bocca. Quindi col cuore amare solo Dio, desiderare, palpitare, tendere a Dio. Ecco seminare bene col cuore. Onde con le mani fare opere sante, coi piedi camminare dietro gli esempi di nostro Signore. Ecco un altro seme buono. Io nel sentire ciò pensavo tra me, sicché nella mia posizione posso anch'io seminare bene, ad onta della mia estrema miseria. Ma pensavo a ciò con certo timore del conto che il padrone mi chiederà se ho seminato bene. E nel mio interno mi sono sentita ripetere: la mia bontà è tanto grande che molto male fa chi mi dà a conoscere per severo e molto esigente, rigorista. Oh, che onta fanno al mio amore! Io non chiederò altro conto che del piccolo terreno loro dato, e non peraltro chiederò conto che per dar loro il frutto dei loro raccolti, dando all'intelligenza che quanto più mi avrà compreso in vita, altrettanto di più mi comprenderà in cielo, e quanto più mi comprenderà, tanto più di gaudio e beatitudine verrà inondata, dando il raccolto alla bocca dei vari gusti divini, armonizzando la sua voce sopra tutti gli altri beati, alle opere, dando loro il raccolto dei miei doni, e così di tutto il resto. Capitolo 44, 23 agosto 1908. Continuando il mio solito stato, stavo molto impensierita dello stato dell'anima mia. Dicevo tra me: chissà che male c'è nell'anima, che il Signore mi priva di lui e mi lascia abbandonata a me stessa. In questo mentre, quando appena è venuto, mi ha riempito tutta di lui, e tutto il mio essere tutto a lui si rivolgeva, neppure una fibra né un moto che non tendesse a lui. Onde dopo ciò mi ha detto: hai visto, figlia mia, il segno, quando nell'anima c'è qualche colpa, quando si trova priva di me, è che ritornando io a farmi vedere, non resta tutta ripiena di Dio, né il suo essere si trova subito disposto ad immergersi tutto in me, sicché neppure una fibra resta che non è fissata nel suo centro. Mentre dove c'è colpa o qualche cosa che non è tutta mia, né io posso riempirla, né l'anima può immergersi in me. La colpa, la materia non può entrare in Dio, né correre a Dio. Quindi quietati e non volerti turbare. Bene, iniziamo la meditazione cogliendo alcuni tratti salienti. Il capitolo centrale oggi è il secondo, il più importante a mio avviso, per gli spunti che presenta, ma anche il primo e il terzo hanno di che muovere la nostra anima alla riflessione. Allora, la nostra volontà, ci dice Gesù, è il pennello che Gesù vuole usare per dipingere la sua immagine nel nostro cuore. È un'immagine molto un'immagine questa molto profonda da meditare. Aggiunge che una volta dipinta l'immagine bisogna colorarla, e che l'amore costituisce le tinte con cui Gesù imprimerà la varietà dei colori alla sua immagine. Noi sappiamo dalla rivelazione che l'uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio. Qui tocca fare per forza un po' di catechismo per comprendere bene questo paragone di Gesù. Cosa insegna il catechismo? Che dopo il peccato originale la somiglianza con Dio è andata perduta, e questa si perde anche da parte nostra, anche dopo il battesimo, con il peccato attuale. L'immagine rimane, ma è abbastanza sfigurata, quindi c'è
ma non è bella, nitida, meravigliosa. Di questo ne facciamo esperienza sensibile, no? Cioè, basta che noi stiamo con le persone, guardiamo in faccia le persone, ci intratteniamo con le persone. Se le persone fossero immagine e somiglianza di Dio, la loro presenza sarebbe beatificante, sarebbe gradevolissima, perché rifletterebbe l'immagine, appunto, di colui che è la fonte stessa della beatitudine, la somma bellezza. Purtroppo la nostra esperienza è che nella maggioranza dei casi non si vede tutta questa bellezza, purtroppo, nei figli degli uomini. Certo, spesso e volentieri si intravede, appunto, perché c'è, ma è rimasta abbastanza guastata. Allora, qual è il fondamento del guasto dell'immagine di Dio dentro di noi e della perdita della somiglianza? La nostra volontà, perché il principio fondamentale è questo: ogni volta che io faccio un atto non è un'opera, attenzione, un atto vuol dire anche un pensiero, come poi Gesù spiega nel paragrafo seguente, vuol dire anche uno sguardo, vuol dire anche un gesto, oltre che una parola, un'opera. E questo atto, questa azione determina un mutamento della mia persona. In che senso? Diventa più bella se quell'azione è buona, qualunque se sia fosse anche un pensiero. Diventa più brutta se quell'azione è cattiva. Proviamo, cioè, anche qui l'ausilio dell'esperienza ci fa capire, no? Quando una persona è arrabbiata, per quanto possa sforzarsi di tenerla, si vede, questo traspare dal suo volto. Così quando una persona è invidiosa, per esempio, delle volte, basta uno sguardo, si vede, d'accordo? Quando una persona è turbata, si vede, quando una persona ce l'ha con noi, si vede, d'accordo? Ecco, perché si vede? Perché quella passione interna traspare all'esterno, sta in qualche modo incidendo, plasmando, come dire, spostando l'asse della personalità verso ciò che quell'azione significa, che quel desiderio vuole, che quella passione provoca, eccetera. Ecco, come si fa a dipingere l'immagine di Gesù in noi? Ah, bisogna prendere la nostra volontà e dargliela. Cioè, significa questo? Lo spiega poi nel paragrafo seguente, perché il paragrafo seguente è molto connesso al precedente. E così possiamo, allora, dare la volontà a Gesù significa rinunciare a muovere la volontà fuori di lui, in maniera autonoma, indipendente o peggio, contraria. Se io faccio un pensiero cattivo, io non sto dando la mia volontà a Gesù. La sto dando al diavolo e scrive il diavolo dentro la mia anima, d'accordo? L'immagine mostruosa di sé non la scrive Gesù. Se io faccio una chiacchiera, faccio una critica, faccio una maldicenza, sparlo, getto fango, dico male, eccetera. Non sto dando la mia volontà a Gesù, la sto dando a qualcun altro. E quindi i tratti saranno brutti. Poi c'è l'amore. Cosa ha detto Gesù nel Vangelo? Che dov'è il nostro tesoro, lì sarà anche il nostro cuore. Se amo o se non amo Gesù, questo è una cosa che ogni persona, ogni anima è in grado in parte di conoscerlo, perché se lo ami Gesù, ci pensi, gli esprimi a livello intimo e personale, in tutti i modi possibili, il tuo amore, in tutti i modi che noi abbiamo adesso qui concretamente, certo Gesù non lo possiamo toccare, vedere,
ma ci abbiamo l'Eucaristia, ci abbiamo la preghiera, ci abbiamo la sua compagnia 24 ore al giorno, abbiamo gli affetti da convogliare verso di lui, i desideri da convogliare verso di lui, gli atti di amore da fare, gli atti di fusione con lui, gli atti di fusione con la divina volontà, eccetera. Ne sono tante forme. La verifica e l'esame di coscienza su queste cose è molto molto semplice, quindi non è tanto difficile. Sia sulla volontà, quindi se c'è in noi questo desiderio, adesso approfondiremo il secondo capitolo, no? Il secondo capitolo dice delle cose che vanno prese molto sul serio, non a cuor leggero. E se non siamo noi a fare attenzione, a prenderle sul serio, non può farlo nessuno al posto nostro. Quindi tutto quanto si gioca sulla volontà e sull'amore. Similmente, la divina volontà, questa è un'immagine un pochino più forte, che ci fa comunque sempre capire, vedete, questo rapporto bilaterale che c'è tra Gesù e l'anima, non è solo lui, c'è sempre un'operazione di risposta, di corresponsione, perché un rapporto d'amore vive su due soggetti, non vive su uno. È certo che il soggetto principale è infinitamente al di là del più grande di noi, no? Quindi è anche, come dire, il motore di questo rapporto. Però pure il motore sta dentro la macchina, stanno quindi il motore, certamente se non c'è il motore la macchina non si muove, però tutto il resto della macchina risponde alle sollecitazioni del motore in maniera adeguata attraverso i vari strumenti di trasmissione, insomma, eccetera, no? Però risponde. Quindi la nostra volontà, interessantissima questa immagine, e prende la divina volontà e dipinge la nostra stessa immagine nel cuore di Gesù. Che significa questo qui? Significa che se vogliamo far innamorare ancora di più follemente Gesù, dobbiamo prendere la divina volontà e operare tutto in essa, perché se si opera nella divina volontà, Gesù vedrà appunto la nostra meravigliosa immagine dipinta nel suo cuore. Un'immagine che già c'ha la bellezza con cui è uscita in quanto sua creazione, ma poi ha quella bellezza soprannaturale del compiere ogni cosa nella divina volontà, quindi che fa, non può non fare innamorare Dio, perché Dio non può non innamorarsi di ciò che è se stesso, no? Ora, molto interessante questa frase, no? Che è una parafrasi di un passo di San Paolo, no? Chi semina nella carne, dalla carne raccoglierà corruzione, chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Detto in termini un pochino meno teologico, ascetico, spirituali, è chi semina bene raccoglierà bene, chi semina vizi raccoglierà mali. Ottima meditazione, vedete come anche Luisa faceva un po' di sana meditazione, avendo fatto la meditazione su questo. E allora comincia a pensare, ovviamente, dice: ma io sto dentro casa, sto dentro un letto, ma che te semino? Che faccio? Ecco, questa è un'altra sciocchezza, no? Siamo anche le persone sole, le persone anziane, no? Che magari stanno sempre dentro casa e pensano di non fare niente di male. Ma che fai? Non pensi dalla mattina alla sera? Non pensi mai? Non hai desideri? Non hai affetti? Allora, qui Gesù spiega molto bene. Stai dentro casa dalla mattina alla sera, stai tutto il giorno davanti alla televisione o stai a fare altro, per esempio, no? Stare tutto il giorno davanti alla televisione non è usare bene l'intelligenza, ma è rimbambirsi e perdere un sacco di tempo. Gesù comincia: tutto l'essere dell'anima deve seminare in bene. Abbiamo un'intelligenza? Questa bisogna applicarla a comprendere Dio, a conoscerlo. Quindi sto dentro casa, sto tutto il tempo davanti alla televisione oppure mi dedico a qualche buona lettura, mi
guardo qualche, non so, trasmissione edificante, non so, sui canali cattolici, ce ne stanno diversi adesso nelle rete private. C'è YouTube adesso che mette in contatto, insomma, con tantissima buona roba, no? Che ci aiuta a conoscere meglio Gesù, il Signore. Molto meglio usare bene YouTube che stare a vedere la telenovela davanti alla televisione, questo è evidente, questo qui, no? Poi pensare sempre a bene, pensare sempre a bene. Anche del prossimo, pensare sempre in bene del prossimo. Non far entrare nella mente alcun seme cattivo, alcun brutto pensiero su Dio. Ah, dove sta Dio? Vedo il telegiornale, ah, vedo tutte queste guerre, ah, Dio si è nascosto, ah, perché Dio non interviene? Questo pensiero cattivo. O sul prossimo, no? E questo è seminare bene con la mente, abbiamo appena cominciato. Poi con la bocca, certo, sto tutto il giorno da solo dentro casa, ma abbiamo il telefono, no? Non solo abbiamo il telefono adesso abbiamo le tastiere dietro i social network, d'accordo? Non è la bocca che si muove, ma non fa niente, no? Cioè, per comunicare posso parlare, ma posso anche scrivere. Scrivere è una comunicazione analoga a quella che viene col parlare, no? Allora, quando parlo e quando scrivo, cosa semino? Che parole cattive? Cattive vuol dire che fanno male al prossimo. Parole di giudizio, parole di critica, parole di sdegno, parole di biasimo, parole di condanna, d'accordo? Parole di sottolineatura dei difetti altrui, degli sbagli del prossimo. Parole indegne di un cristiano? Qui si apre tutto quanto la sfera del turpiloquio. Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, dice San Paolo. Il turpiloquio non è linguaggio da figli di Dio, meno che mai da aspiranti figli della divina volontà. Meno che mai. Cioè, le parolacce non esistono proprio, d'accordo? Per chi vuole entrare in questo mondo, immaginiamo Gesù e la Madonna che dicono una parolaccia. Quindi siamo ancora a parole cattive, indegne di un cristiano. E che parole si dicono? Parole sante. Parole sante. Parole utili. Quante parole inutili diciamo? Chiacchiere. A volte sono proprio discorsi oziosi che non servono a niente, si parla molto più del necessario. E nel molto parlare, dice Santa Teresa, non manca mai il peccato. Poi parole buone. Una buona parola, una parola di consolazione, una parola di incoraggiamento, una parola di stima, un dire bravo, hai fatto bene questa cosa, un riconoscimento, quanto è buona questa cosa che hai fatto da mangiare, che ne so. Seminare il bene con la bocca. Poi, finito? No, c'è il cuore. Il cuore è il motore della nostra anima. Dov'è il tuo amore? Chi è che ami? Chi desideri? E qui dobbiamo essere molto molto attenti, a farsi veramente attenzione. Con chi vuoi stare tu? Quale compagnia desideri? Chi desideri veramente, d'accordo? Cioè, i nostri desideri, sa, esce un film, no? Ah, vedo l'anno a vedere quel film. Questo è un desiderio, questo qui, no? Oh, non vedo l'ora che arriva l'orario della Santa Messa di oggi, che muoio d'amore verso Gesù e desidero riceverlo nell'Eucaristia. Adesso sto facendo un esempio forte, no? Ma tanto per far comprendere come ci analizziamo, no? Come viviamo di fatto, perché Gesù questo lo vede nel cuore tuo, no? Certo che un'altra cosa, cioè non vedo l'ora che arriva la messa, così mi faccio la comunione, mi sento la messa, oppure non vedo l'ora. Adesso esce il nuovo film su Mary Poppins, d'accordo? Che esce Mary Poppins, così me lo vado a vedere. Ma sto povera Mary Poppins, mi è capitato di leggerlo ieri sui giornali, insomma, quindi ecco, è arrivato l'esempio di Mary Poppins. E
oppure quali opere compio con le mani, no? Le mani sono qui chiaramente intese in senso simbolico, non è soltanto il lavoro manuale, no? La mano è uno strumento, ecco, ma oltre che i pensieri e le parole ci sono le opere, no? Vado a visitare un malato, per esempio, vado non lo so, a fare un servizio in parrocchia, vado a pulire la chiesa, non lo so, tengo ordinata la stanza, vado a fare il mio lavoro. Ecco, i piedi asceticamente sono anche qui simbolo degli affetti, cammino dietro gli esempi di nostro Signore. E riesco durante la giornata a focalizzarlo, ecco, e a seguirne le orme. Magari se siamo sempre attenti a ma farebbe questa cosa Gesù al posto mio, ma sapessi se noi ce lo chiedessimo in tante circostanze, d'accordo, lasciando parlare il profondo del nostro cuore, non i nostri vani ragionamenti con cui ci convinciamo che anche le cose più astruse sarebbero volontà di Dio, specialmente quando sono fatte per qualche buon fine, no? Dimenticando che nella spiritualità cristiana il fine non giustifica i mezzi. Sono in molti a dimenticarlo di questi tempi, Fine buono con mezzi buoni. Non esiste nessun fine, nemmeno il più nobile dell'universo, che possa giustificare un mezzo cattivo. E questo, specialmente per chi è tanto attento alla dottrina, è un principio irremovibile, cardine. Quindi, fine buono con mezzi buoni. Con mezzi cattivi, per quanto il fine sia buono, non si può perseguire. I piedi che seguono gli esempi di Gesù, no? Poi, lui si dice, vabbè, se le cose stanno così, allora qualche buon pensiero lo faccio, probabilmente dice qualche atto d'amore a Gesù lo faccio, quindi facemino qualcosa pure io. Dice, però, dice, c'ho un certo timore del conto che il padrone mi chiederà se ho seminato bene. Allora, è chiaro che noi abbiamo anche il Vangelo, no? Le parabole del padrone della messe, del padrone della vigna che torna, ecco. Però qui dobbiamo fare molta attenzione, perché l'equilibrio sta sempre in mezzo. Noi non possiamo concepire in maniera, Gesù dice, rigorista nostro Signore, averne un'immagine severa o molto esigente. Questa è un'immagine sfalsata, perché l'immagine che dobbiamo avere di Dio adeguata, e in questo proprio il dono della divina volontà, gli scritti danno molto di che approfondire, è l'immagine della bontà, della bontà. Dio sarà, tra virgolette, ecco, severo solo con chi avrà fatto della sua vita proprio una man bassa, uno sciupio sfrenato, irreversibile e irrevocato fino all'ultimo istante dei propri beni. D'accordo? Ci sono le parabole del Vangelo, no? L'opunità con rigore, assegnandogli il posto tra gli infedeli, no? Ma di chi lo dice? Del servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto ad agire secondo di essa. Ma con le persone che hanno buone intenzioni, che ci provano anche nelle loro miserie, che cercano di fare, certamente poi si trovano circondate da un sacco, appunto, di miserie che le rendono fragili, appunto, comunque peccatrici, anche se ci provano. Ma ti pare che con queste persone il nostro Signore sarà rigoroso, intransigente, severo? Andrà a dire, ah, perché non hai fatto? Ah, non hai fatto bene questa cosa? Ah, c'era questa bella. Non è pensabile. E non è così.
Ecco, Dio chiede conto, come dice Gesù, del piccolo terreno loro dato e dei doni dati per fare frutti dei loro raccolti. E il conto che chiede, come Gesù spiega, perché noi pensiamo sempre alla giustizia a male, d'accordo? Cioè la retribuzione del male fatto. No, c'è la giustizia a bene, la retribuzione del bene fatto. E Gesù qui spiega, ti ho dato l'intelligenza, bene, se tu, assecondando la grazia, l'hai applicata per comprendermi in vita, bene, mi comprenderai di più in cielo, mi comprenderai di più in cielo, godrai molto di più di me, la beatitudine sarà più grande, sarà inondata. Ecco, quindi bisogna vedere questo, avere un'immagine di Dio come di un padre buono che sollecita al bene, perché vuole poi largheggiare nella ricompensa buona, ecco, non nella distribuzione di fulmini, saette e castighi a chi si discosta dalla sua volontà, a volte purtroppo perché circostanziando certi comportamenti, insomma, tante spinte ha ricevuto che certamente non lo giustificano, ma in qualche modo però appunto circostanziano, a volte attenuano la sua responsabilità cattiva, no? Ecco, occorre farsi attenti anche all'immagine che noi abbiamo e a non diffondere. Nessuno deve avere paura di Dio, tutti devono avere una grandissima confidenza in Lui. Altre immagini di Dio non sono quelle che conosciamo dalla rivelazione, ma ne sono caricature e anche qui, per quanto buone possano essere le intenzioni con cui si possono dare in certe circostanze alcuni accenti, certamente bisogna molto moderarsi e molto essere prudenti onde non cooperare, insomma, con chi vuole che si generi una falsa immagine di Dio, che è certamente non Lui, ma il suo perenne nemico. Bene, Santa Vergine Maria, aiutaci a entrare bene in questa dimensione, ecco, soprattutto del seminare il bene, mettendo a buon frutto, ecco, il terreno datoci da Gesù, che è un ottimo terreno, che dobbiamo impiegare il più possibile per farlo fruttificare in bene, perché la vita possa diventare meravigliosa quando prospera nel bene e una vera anticamera di quella che poi sarà l'eterna beatitudine del cielo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.